amici di Melendugno.net, oggi nella nostra redazione abbiamo un ospite d'eccezione perché abbiamo una dirigente scolastica. Ebbene sì, oggi noi staremo al di là delle barricate. Fino a questo momento magari abbiamo affrontato la scuola da genitori o da figli stessi. Oggi invece la tratteremo con una dirigente, un'amica, una persona veramente eccezionale. Quindi salutiamo Anna Maria Bernaleone. Benvenuta Anna Maria. Grazie, grazie. Io ringrazio Maria per questa opportunità che mi è stata offerta e mi sento veramente onorata. E saremo qui a parlare di scuola, lei diceva appunto al di là Sì. delle barricate, noi siamo dentro le barricate, però Bene. per dare un'accezione più positiva al sistema, siamo in una comunità educante e io sono uno degli attori, uno sembra figura apicale, però siamo tutti allo stesso livello, insieme ai miei docenti e i miei alunni, perché loro sono i protagonisti dell'istituzione. Cosa facevi prima di diventare preside? Allora, io provengo dalla docenza di lingua inglese e quindi ero insegnante, docente di lingua inglese. Dal 99 sono stata presso diversi istituti, istituti tecnici, nei licei, quindi ho lavorato sul campo in diversi settori. Questo mi è servito, a parte che il prerequisito per entrare nel ruolo dirigenziale è la docenza pregressa, quindi questa era necessaria per accedere al concorso. E una volta ormai comunque avuto l'incarico, la docenza ritengo che quella che ho vissuto negli anni passati rimarrà con me e continuerà ad esserci, pur non potendo dedicare molte ore in aula. Uno dei miei propositi futuri e quelli di presenti e futuri è quelli di mantenere il rapporto con i ragazzi anche in aula, impegni permettendo perché sono tanti. Ovvio. I dirigenti europei trascorrono proprio a livello istituzionale, hanno delle ore dedicate al lavoro in aula. Io non lo posso formalizzare, ma lo farò in maniera organizzandola da parte mia, perché ci tengo a mantenere quel contatto con i ragazzi, che rimane ma non nelle dinamiche quotidiane, concrete, con i loro Sì, vissuti, sì, 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 sì. ed è un peccato abbandonarli. Quindi Certo. appena posso entro in aula e converso con loro, faccio anche conversation in lingua, è un aspetto che voglio mantenere Sì, con i questo è ragazzi. molto bello e soprattutto secondo me unisce ancora di più due istituzioni fondamentali nella vita, la scuola e la famiglia, i Sì, ragazzi. sì, Cioè sì. abbandonando questo ruolo, come dire, tutto d'un pezzo di una volta, che ha visto anche scalfire tanti cuori, no? Di ragazzi che non si sono sentiti capiti. Certo. Oggi, avendo questo rapporto, io penso che si ama ancora di più la scuola perché io l'insegnamento in generale. Il risultato ce l'ha quando fa innamorare gli altri del Certo. Le proprio dinamiche lavoro. relazionali in classe sono al primo posto perché una scuola Certo. funzioni. Quindi tenerle sotto controllo e esserne a conoscenza e viverle è Certo. importante, è molto Provare anche poi, se importante. vogliamo, il mix, no? Certo, L'equilibrio. io sono a scuola, il mio dovere per deontologia è quello di garantire i diritti degli studenti e difendere i diritti dei docenti, che è un ruolo non facile, non è Certo. sempre facile. Però tento di gestire queste due posizioni, diciamo così, perché in fondo sono due ruoli diversi, Certo. al meglio, quindi cercando di migliorare il dialogo qualora non ci fosse e di intensificarlo anche al di là della mera relazione di natura didattico-disciplinare, quindi di creare altre occasioni fuori dall'aula affinché il discente e il docente possano incontrarsi e quindi comprendersi e creare un rapporto Un costruttivo, connubio formativo. quasi, sì. Sì. Senti Anna, nella vostra scuola adesso di cosa vi occupate? Parlaci un po' di questa Allora, scuola. l'offerta formativa del CECSI De Castro è ampia, è complessa, è una scuola che ci tengo a dire, io la dirigo da quest'anno, però ha una storia di prestigio come la ragioneria. Oggi la riforma l'ha denominato l'Istituto Tecnico Economico, che è un parolone che pochi comprendono, però è l'Istituto Tecnico Economico che è anche altro. L'Istituto Tecnico Economico che ha l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing con diverse articolazioni, che ha il profilo del turistico e che introduco qualcosa che forse verrà fuori dopo a seguire nella nostra conversazione, il nuovo indirizzo dei geometri. Quindi, come si può notare, è un'offerta formativa abbastanza eterogenea.
che al di là di quella curriculare offre anche altro come POF, piano dell'offerta formativa, ad implementare e potenziare quella esistente. Quindi abbiamo per l'indirizzo del turistico lo studio di lingue extraeuropee, mm-hmm. il russo e l'arabo, per l'informatica corsi e CDL per conseguire la certificazione, e per le certificazioni linguistiche dei PON ci hanno dato la possibilità di attivare dei corsi per la certificazione linguistica e tanto altro. Dovrei avere un elenco che adesso mi sfugge. Le iniziative sono diverse, poi ogni dipartimento come dire, si adopera per gestire dei corsi extracurriculari anche di italiano. Abbiamo avuto nell'area dedicata alla biblioteca un interessante lavoro di twitteraggio, per esempio il lavoro sui promessi sposi è stato fatto col supporto della didattica multimediale, quindi c'è tanta professionalità al servizio dei ragazzi e oggi questa professionalità si è arricchita, e ritorno su questo piano perché è una cosa a cui tengo molto, di un nuovo indirizzo che per anni è stato chiesto. Non so perché non è stato mai dato, l'indirizzo dei geometri. Ora si chiama, parliamo con una nomenclatura nuova, CAT, questo acronimo sta per costruzioni, ambienti e territorio, l'ex geometri. Sì. È un indirizzo che dai miei predecessori è stato chiesto, non è stato mai avuto, io ho insistito, quando mi è stato detto inutile in fase di dimensionamento fare quest'istanza, non le verrà dato, preside. Io amo le sfide, quando mi si dice così vado avanti, l'ho chiesto, ho caldeggiato, ho seguito la pratica e abbiamo avuto l'ultima delibera, quella regionale, purtroppo in tempi tardivi, ma non per colpa di nessuno, purtroppo i tempi sono quelli. In una fase in cui l'orientamento nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, le scuole medie per intenderci, era già in fase conclusiva, per cui l'informazione e la formazione in merito è stata poca fino ad oggi e ci stiamo riattivando in questi pochi giorni a diffondere questa notizia, affinché si sappia che c'è questo indirizzo che darà la possibilità di avere un profilo in uscita che è un servizio a 360 gradi per i ragazzi, è un servizio sociale potrei definirlo. Perché? Perché in pratica è un indirizzo alla fine del quale il ragazzo ha la possibilità di intraprendere la libera professione da subito, mm-hmm. e quindi dopo un tirocinio previsto, l'esame abilitante e l'iscrizione all'albo, il geometra può intraprendere la propria attività, come il ragazzo può continuare nel percorso di studi in ambito universitario. Quindi un indirizzo completo che prima non c'era nel territorio magliese e quindi i ragazzi con forte disagio erano costretti ad iscriversi o su Lecce o su Casarano, due realtà distanti. Certo. Ora il territorio è stato coperto, quindi siamo in quattro istituti ad avere l'indirizzo dei geometri: Lecce, Nardò, Maglie e Casarano. Siamo il quarto e non ultimo istituto ad avere questo indirizzo e mi auguro che questa sfida possa essere portata avanti con l'entusiasmo che io ho anche dall'istituto e da tutti coloro che collaborano nell'istituto, che mi hanno dato una mano, che sono stati molto attivi e proattivi. E ora siamo in fase conclusiva, il 28 è il termine ultimo per l'iscrizione. E mi auguro, Anna, le iscrizioni possono avvenire anche online, no? Avvengono solo online per gli istituti superiori. Ah, e quindi spiegaci bene questa cosa. L'iscrizione, allora, da casa il genitore che ha la possibilità e la competenza di attivarsi per fare l'iscrizione può farlo a casa, oppure rivolgersi all'istituto presso il quale intende il ragazzo frequentare per un supporto tramite segreteria ad effettuare l'iscrizione. Noi infatti siamo pronti ad ospitare dei genitori che hanno bisogno di questo supporto e la scuola è aperta il martedì e il giovedì di pomeriggio proprio per dare questo tipo di possibilità. Abbiamo realizzato anche delle giornate di open day così definite oggi, la domenica, sì. Siamo stati aperti fino a ieri ad accogliere genitori che necessitavano ancora di stemperare dei dubbi, delle perplessità sull'indirizzo, quindi abbiamo risposto alle loro domande e abbiamo supportato tecnicamente proprio l'iscrizione. In questa avventura bellissima che vedo che ti coinvolge particolarmente, tanto, no? Sì. Perché poi è come un bambino, un nuovo indirizzo, è come la nascita di un figlio, allora si tende a dare il massimo delle cure, delle attenzioni, certo. E deve essere un lavoro fatto con una certa continuità, quindi non voglio paragonarla alla nascita di un figlio perché è una cosa molto grande, ma quasi. Sì, ma perché poi alla fine sono quei progetti che uno crea e una volta che li vede realizzati si sente un pochino in fondo all'anima anche un po' realizzato, no? Sì, sono gratificata, emozionata, è un mix di sentimenti che è difficile
descrivere ed esprimere. Naturalmente non sei da sola, perché non sono da sola, il mio staff e tutti i docenti sì, sono sempre con me e mi aiutano. Del resto io rappresento dal punto di vista, come dire, istituzionale l'istituto, ma l'istituto siamo tutti noi, non sono io. Quindi certo, come una grande famiglia. Una grande famiglia, una comunità educante, mi piace molto rappresentarci in questo modo. Oltre Castro, comunità educante. Oltretutto, Anna, nella vostra scuola, insomma, no, voi non vi fermate soltanto all'insegnamento del diurno, perché so che c'è abbiamo attivato serale. un corso serale, il corso Sirio, quindi abbiamo dato la possibilità a quelli che oggi vengono definiti, uso l'inglesismo, da ex docente d'inglese, i drop out, cioè coloro, gli adulti che avendo interrotto il loro percorso di studi in età scolare, decidono di rintraprendere il percorso formativo e viene data la possibilità con il corso serale, appunto, per i lavoratori, coloro certo. che nel passato non hanno potuto portare avanti questo progetto. Certo. Quindi diamo vita alle speranze e alla progettualità di coloro che in passato per diversi motivi non hanno potuto. Sì. E la scuola, attraverso il corso Sirio e tutta la progettualità di cui abbiamo parlato prima, è una fucina con lavori continui, mattina e pomeriggio e sera. È sempre aperta al territorio, agli adulti, ripeto, e agli adulti non solo attraverso il corso Sirio, ma anche attraverso dei PONG1 che offrono la possibilità agli adulti, ai genitori, perché no, dei nostri ragazzi, sì, di esatto. frequentare dei corsi con i docenti dei propri ragazzi. E questo è un modo per rinforzare quel patto educativo che noi facciamo sottoscrivere alle famiglie quando i loro ragazzi vengono iscritti all'istituto. Quindi quale modo migliore per non rinforzare questo legame se non avere i genitori a scuola sui banchi dei propri figli? Mi sembra una cosa veramente innovativa. Sì. Senti Anna, in tutto questo percorso che tu stai facendo, insomma, quest'anno, questa nuova avventura, essendo una dirigente, e poi il fatto di questo nuovo indirizzo, una sfida nella sfida, una sfida nella sfida. Sì. Ma c'è un momento della giornata in cui ti senti un po', come dire, sfinita? Come in tutti i percorsi ci sono i momenti in cui uno si ferma a riflettere, pensa ai problemi che sono tanti da affrontare giornalmente, come in tutte le professioni, e un attimo di scoramento c'è per tutti, però subito dopo poi c'è la volontà di continuare, anche perché è un lavoro che mi piace, e tanto, e si mettono in conto le difficoltà, ma si superano, e si riflette sulle stesse nelle giuste proporzioni, perché se si riflette troppo, se si diventa amletici, non ci si muove più. No, assolutamente. E quindi no. preferisco riflettere sugli aspetti positivi che questo lavoro mi dà e sugli entusiasmi, sulle gratificazioni che riesco ad ottenere giornalmente. Nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, è venuto a mancare un grande personaggio, Nelson Mandela. Sì. Nelson Mandela fondava proprio la cultura di un paese sull'istruzione. Sì. Tu cosa ne pensi? Guarda, è strabiliante come ti narro una vicenda per augurare a tutti i docenti, alla comunità che dirigo, ho utilizzato proprio una frase di Mandela, che adesso non ho un ricordo preciso di quale delle tante fondate sul valore dell'istruzione di Mandela. Forse l'istruzione è l'arma che cambierà il mondo, è l'arma più potente che cambierà il mondo. È proprio quella, e proprio perché Mandela ha utilizzato una frase che mi ha colpito e che ritengo sia di una potenza straordinaria. E lui, come tanti, la legge oggi, anche le istituzioni, portano avanti questo concetto, come l'istruzione sia la leva su cui fondare la benzina del mondo. Quindi se capiamo l'importanza dell'istruzione, tutti, noi addetti ai lavori, i ragazzi nella loro fase pur difficile certo. e delicata, i docenti, noi tutti, se si tiene, questo può essere un motto per tutti noi. Sì. L'istruzione è l'unica cosa che può, proprio come diceva Mandela, è l'arma più potente. Lasciamo a lui questa frase, sì, è l'arma più potente. Sì. È la sua filosofia di vita. Sì. La mia qual è? La mia è quella di, allora, i ragazzi spesso dico, voi dovete, uso sempre fare questi esempi della comunità scolastica perché la vivo, ormai mi appartiene in toto. Per far sì che il vostro talento vada avanti, cercate di capire quali sono i vostri veri interessi, fate le vostre scelte sulla base del vostro interesse seguito dal vostro impegno. Quindi io dico che se qualcuno porta avanti i propri interessi accompagnati dall'impegno, riuscirà
a far emergere il proprio talento e a far diventare i propri sogni realtà. Ah, che bella questa frase. È questo che dico sempre a loro. E non è difficile, non è da sognatori pensare questo. Se uno crede veramente in quello che fa, e quindi lo studente crede nel proprio impegno scolastico, il docente nel proprio impegno professionale, il dirigente nel proprio, e tutta la comunità scolastica lo crede, il successo formativo, che è l'obiettivo che ci accomuna tutti, formatori, famiglie e la volontà dei ragazzi, quindi anche per loro, sarà realizzato, sono convinta. Io credo che l'istruzione appunto sia l'arma vincente, ma soprattutto io sono molto fiduciosa in questa nuova generazione. Paradossalmente sì. Si parla dei giovani come le persone che in questo momento non si rendono conto della situazione, invece io credo che i giovani si rendano conto, e quando si ha poi la fortuna di avere persone come te che combattono, che sono in prima linea, che sono il primo esempio di vita, perché il primo esempio nella scuola ce l'hanno da te, ce l'hanno quando tu arrivi la mattina con i tuoi mille problemi, certo, con i tuoi mille appuntamenti, devi dare conto ai docenti, devi cercare di modulare anche quelle che poi sono proprio le logistiche di una scuola, certo, no? Certo. Un dirigente poi si trova a capo e non sempre è facile trovare questo mix di modulazione. Sì, sì, bisogna avere questo approccio multitasking, dico io, riuscire, si fa una cosa e contemporaneamente se ne fa un'altra, e coprire tutti gli ambiti che il ruolo prevede, quello didattico in primis, perché se si abbandona l'aspetto didattico, le relazioni tra il docente e il discente e tutta la metodologia che è alla base di un successo per lo studente, e si rimane solo burocrati, la scuola non è più una scuola ma un'azienda. È vero che i meccanismi privatistici dell'azienda sono entrati ormai nella scuola, siamo una pubblica amministrazione con un'organizzazione, dei meccanismi tipici dell'azienda, ma siamo un'azienda che non ha no profit. Il nostro obiettivo, ripeto, e l'educazione, la formazione e il successo sotto l'aspetto formativo. Allora diciamo che la sua filosofia di vita è rincorrere i sogni, perché tanto prima o poi chi ha talento sempre emergerà. Chi ha talento e lavora emergerà. E allora su questa ultima frase, su questa bellissima scia che ci lascia la professoressa dirigente presso il Cenci De Castro di Maglie, noi terminiamo anche questa puntata di Video Intervistiamo salutando Anna Maria Bernaleone, la dirigente, per essere stata qui con noi. Grazie a voi per avermi dato questa occasione. Colgo l'occasione al termine di questa intervista, come al solito, di ringraziare colui che ci ha offerto la sede operativa della nostra redazione, e cioè Mario Greco, il mitico fotografo di Borgagna, che noi ringraziamo sempre di cuore con il cuore per la sua gentilezza e la sua amabilità. Grazie mille Mario. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con Video Intervistiamo con Maria De Giovanni.